Ha ripreso. Guarda live, dimmi se ha ripreso. Hai visto che gli ha fatto così con... Mi devi rispondere. Si ha ripreso, però facciamo finta che in realtà è colpa di internet loro. Va bene, facciamo che non è successo niente. Ragazzi, vi è andato via internet, però dai, pagatele questi 13 euro al mese per la regia, dai. No ragazzi, scusate, c'è davvero, è che abbiamo davvero difficoltà per adesso, sono... è il terzo giorno del canale di Twitch, proprio siamo vergini. Siamo vergini in tutti i sensi, ancora non ce l'ha messa in culo. Cioè, l'abbiamo presa... l'abbiamo presa in culo da Twitch più di una volta, ma per il resto siamo... Skull and Bones. Sven, è la risposta che mi chiami, tanto è ripartita la live, cioè. Quindi è la risposta Sea of Thieves. È un po' una bastardata però, Igna. 120 days. That's how long the average pirate survived. Più di 1000 giorni di lavorazione, sono più di 3 anni. And this is your chance to not just survive. Ubisoft Singapore. Eccola, quella orientale. Mi mancava. Io ne ho contate almeno una allora. Poi ciao, buonasera a tutti ragazzi, è bravissimo, sei bravissimo. Nerd di merda. Ah, ah, lol, scherzo. Olinan, ma guarda, puoi anche non scherzare, è proprio così. Hai proprio ragione tu. Come ti sembra oggi? Olinan, così preferisci, ti piace di più, dice... Almeno mi si vede stavolta. Igna, puoi personalizzare la nave. Puoi giocare offline o con i tuoi amici. Season after season, you'll collaborate and compete with other. C'è già un gioco del genere, però se questo è fatto meglio, vabbè. Puoi collaborare con i tuoi amici per le missioni o essere un po' solitario. Instagram. Instagram. Non ho capito, c'è un altro gioco, che altro gioco c'è? Guardi, finti ci sono. Right on, right? Peccato che la gamma è piccola delle tre. Dici che la dobbiamo organizzare, allargare di più. Questa è la conferenza Ubisoft, sì. Rivedremo la prossima, questa è la massima che posso fare stasera. Mi dispiace ragazzi. Quindi mettilo nel titolo che è Ubisoft Gaming Show. In che senso? Se ci riesci. È il titolo, non c'è scritto Ubisoft. C'è scritto E3 117. It is the perfect place for an ambush. Non fa niente. Dove lo vedi? Il titolo del video. Tutti i giochi multipiattaforma. Per ora no. Perché c'è Super Mario per la Switch. Sai benissimo che non posso fare niente. Sì, se tocco non si vede più nulla, sì. Vabbè, infatti aggiusteremo col tempo. No, davvero, sono 3 giorni, cioè, ma io non dico sono 3 giorni, sono 3 giorni. Ma perché sempre nero il secondo ufficiale? Oh, è bellissimo. È perché sono razzismo in trio, secondo. È nero. Comunque si sta creando Black Flag da... Hanno usato... Poi è Ubi, cioè... Aspetta, vero, se lo studio... A farlo è stato lo studio di Singapore, eh? Danno i canti. Sentili, senti. Oddio, belle donne. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? With a battering ram designed to break any resistance. I room. The sloop of war kills from afar. Allora, è però lo sviluppo di Black Flag è fatto da Ubisoft. Ubisoft. Da mia mamma. Lo sviluppo di Black Flag è fatto da Ubisoft Montreal. Questo è fatto Ubisoft Singapore, però dai, lo sta richiamando da tutti i pori. Pure gli scogli, il movimento dell'acqua. Guarda la mappa, la mappa, la corrente. Madonna, non l'avevo visto, dai. È bellissimo che ti dica la direzione del vento e tutto. La corrente, no, la velocità. Possiamo giocare a Sea of Thieves prima? Ma io voglio uguale. Questo è Assassin's Creed! Ma dai, ma perché? È un Black Flag migliorato su, per quanto riguarda sulle battaglie navali. Battaglie navali. Ubisoft Francia, no? Ah, lol, scherzo. Ubisoft non fa giochi per Xbox e PS, scusatemi, per entrambe. Sì, molto spesso sì, ma molto spesso no. Ultimamente dove trova soldi. Le nave leggendarie.
Sì, ti ricordi le navi leggendarie quanto ci voleva buttare le due? Oddio, via. E alla coppia. Black Flag 2. Lol. Sì. Cioè, davvero hanno tolto il comparto assassini e l'hanno lasciato uguale, eh? Questo gioco è per quale console? Questo credo che proprio che sia multipiattaforma, Valerant. Se non mi ricordo male, no, su Black Flag ci stava. È un multipiattaforma, sicuro. Perché sicuro? Beh, sì. Perché sì, non lo puoi fare l'esclusiva cosa, l'esclusiva cosa. E palesemente però se non ce lo dicono. È un motore grafico. Sicuramente nuovo. Hanno ripreso i codici del Black Flag e l'hanno appiccicato su questo qua. Basta. L'acqua è identica. L'acqua è quella. Se guardi la minimappa, quando si avvicinano i nemici, c'ha lo zap monocolore lampeggiante. Proprio da Assassin's Creed. E qui invece come funziona la gestione? No, è il simboletto più 100 che va. Vedi, l'hai visto la mappa come fa proprio Assassin's Creed? Sono Assassin's Creed, ciao. Stasera chi c'è? Igor Protti Pratti, altro chi? Ci sta Gnappolo e Matteo che arriva dopo. Inia, guarda com'è fatto il simbolo della proiezione dei proiettili. Beh, ma è palese. Io guardo un attimo in chat a Los Angeles se qualcuno sta dicendo qualcosa. La chat qui è disabilitata. C'è ragione, porca vacca. Controllo un attimo in rete se c'è qualcuno. 6.000 persone in questo momento stanno a guardare. Lasciate che Zeb ce ne ha di più. Ok, vediamo. Sto sempre sul sito americano dell'E3. Sai che se dovessero fare un gioco multiplayer in questa maniera competitivo? Sì, ma non preferisci Sea of Thieves? Ma quello sì, è carino, ma questo è più realistico o cosa? Quello è l'avventura. Vi leggo quello che c'è scritto, sulla chat. AC, Assassin's Creed, Black Flag, AC, AC4. Thank you all very much. I'd like to invite you to play the loot hunt at the Ubisoft booth at E3. And please register for our live phases online. Oh, and one thing I forgot to mention. The world of Skull and Bones is one that you act, it reacts. Puoi scegliere di agire o di reagire. Ah, immagino che puoi scegliere se partecipare all'impero coloniale o esserne contro. Ignazio, ci hanno messo i nostri marini. Ignazio, quando siamo ragazzini. Lo scrittore, quando siamo ragazzini, Igna. Il colpo finale! Igna, il colpo finale! Come fa il 2018? Ma che sei? Ma che pensello? Cioè, era... No, c'è il Kraken. No, ragazzi, Kraken. Io tutto... Liberate il Kraken! Mi eccito! Pelle d'oca, porca... No, ragazzi, no. No, Igna, il... Ok, lo spettacolino... ora presenta una cazzata. Sì, dai, fate le cazzate. Just Dance, ciao. Senti, Igna... sono fortissimo. Il Mimega era fortissimo, ok. Ma è Scorpion, quello. È Sub-Zero. No. Facciamo finta di non star vedendo questa cosa. Ignazio, ma... Oh, il Kraken! Il Kraken! Ma ti rendi conto? Ma secondo me ci saranno anche delle... Allora, se c'è il Kraken ci saranno anche delle navi leggendarie, mitologiche, alla stile Pirati dei Caraibi. Ah, dici...
Ah, per non parlare di Black Flag, il livello delle navi con la difficoltà connessa. Te non connessa. Mi vedi, ma io faccio... Sto avvelando il live che festeggio. Ti prego, possiamo fermare un attimo il video delle tre? Ma perché tutte le volte alle tre fanno sta porcata? Scusatemi. Sono americani, non è colpa loro. Ma poi quello dell'anno scorso è durato l'infinità. È durato per 10 minuti la stronzata del genere. Liberatelo adesso il Kraken sul palco. La cannolata. Era ancora il trailer di Black Flag, ma non ce ne avevamo accorto. Quindi tu hai sullo scaffale Sea of Thieves e questo qua come si chiama? Black Flag and Bones, com'è che si chiama? Flag and Bones. Lo scaffale, che senso, che lo devo comprare? Ce l'hai davanti sullo scaffale, quale prendi? Tutte e due. Uno per giocare. Quindi sono giochi che hanno bisogno di attenzione costante. Come fai a prenderli entrambi? Come tutti gli altri giochi che non sono giochi. Quindi sì. Basano su una ciurma alla Destiny, cioè dei rapporti umani con delle persone reali che, con cui devi interagire, che ti chiamano il pomeriggio dicendo dove cazzo stai, dobbiamo assaltare una nave. Sono giochi che ti catturano tempo, come fai a scegliere? Ragazzi, ma io vorrei far partire dalla chat, cosa state dicendo? Che io voglio queste immagini. Allora Oledan ha chiesto, no ti prego, Oledan ha chiesto High School Musical 6. Ha fatto vedere pure altri giochi, però ti prendi questo? Non lo conosco proprio Ignazio, cioè io lui fa tutto. Oh, l'hanno fatto vedere. Ignazio, che hanno fatto vedere lì? Super Mario. Com'era? Per la Switch. È che non c'ha la Switch, mi sa, Valeran. Super Mario Plus. Mi ha chiesto quali altri giochi hanno fatto vedere. Esclusiva per lo Switch. Poi okay, Assassin's Creed. Vai, via. Just Dance. Oh, mamma che vergogna. Sparatevi in bocca. Comunque, poi hanno fatto vedere Assassin's Creed. Una nuova IP che si chiama In The Mind, tipo. Un telefonino, c'ha una videocamera, c'ha anche il flash. Mamma, te è una presa in giro. No, è una presa in giro. La calcolatrice... Sì, sì! Sì! Hanno fatto vedere South Park. E hey, basta, Oledan. Per carta, mi ti vuole cosa in faccia? Non ho letto. Ubisoft telephone. Come il Google telephone. Ignazio. Qual è il problema delle case delle... Oh Teo, ciao. Sei arrivato giusto in tempo per diventare triste. Non c'è una cazzata. Oh Matteo, hanno fatto Sea of Thieves. Sì, hanno copiato Black Flag, l'hai visto? No. Sono innamorata di scrisse, lo vuoi? Cioè, no, allora ci stavano. C'era Black Flag, ma senza gli assassini. Vita da pirata, ti fai la barca con i tuoi amici in HD, super mare, alla fine c'è un Kraken. Ho detto tutto. Cioè. Matte, se ci operai ci giochiamo tutti i giorni. Ubisoft Toronto. Vabbè, il console serve. Ubisoft sto stronzo. Snowdrop è lo stesso motore grafico che è stato utilizzato per The Division. Jewel of the Cristiana, io non... Cristiana, tu hai le emoji di Fallout nella chat di Twitch. Come hai fatto? Talk us to the stars. Perché non posso vedere la chat, accidenti a voi. Each new world, due pratti profili, lol. Oh, le danze, sei bello. We had no idea what was waiting for us. Vediamo se riesco a vedere qua la chat, la posso vedere! Finalmente! It consumes everything in its path. Ma quello è un prometeico. Ecco, ora si vede Dio Teocoli. Sapessi. Ma... Oh, cosa? Hanno montato l'assemblea tipo Lego Wars, però sullo Switch. Raga, bellissimo questo. Chase, how's it going? Working atmosphere. Guarda, se pure questa è esclusiva Nintendo. Te la compro. L'Xbox mi sa che aspetta un anno prima di... No, raga. Quello era il controller PlayStation. No, tu hai la nave sul controller PlayStation, sai che vuol dire? Che in base a come la muovi, si muove l'astronave.
è sulla PlayStation pure. Se ora vediamo pure il controller Xbox, sicuro, eccolo infatti. È un device che si collega direttamente al controller. E te la monti in diretta, pensa alle persone senza le braccia, tipo Starlink. No, ma che bastarda che sei. Cattiveria nelle live di Nerd Planet. Spazio al game. Perché mi odio che ho fatto? No, le danno odio Miss Crystal, che c'ha le faccine belle, e noi no. Che ho fatto lì? L'è stato preso in causa? No. I'm Matt Rose, producer. Oh, le danno, noi ti vogliamo solo che bene a te, odiamo lei. Like many of you, oh, te odi, io l'adoro. Obsessed with sci-fi, animation, comics, and of course, all the really cool toys. Perché vi state facendo questo? At Ubisoft Toronto, we built a team with a dream of bringing those amazing childhood memories. Ma perché più il gioco è brutto, più il presentatore è gasato, più il gioco è bello, più i presentatori sono addormentati sul palco? Hanno visto Just Dance. Grazie Igna, meno male che ci sei tu, ti dice Miss Crystal. Tesoro. Salutatemi a Teo. Teo ti saluta Oledan 85. Ciao. E come fai tu ad avere le faccine emoji di Binding of Isaac? Quante volte glielo vuoi chiedere? È finito? Vabbè, Fallout, Binding of Isaac. Sì, scusa, mi distraggo solo perché sono stupido, mia mamma lo diceva sempre. Dai, una scala di cioccolatini. Comunque ha detto, è premium forse. Ha detto che puoi assemblare una vetta all'occorrenza per ogni tua esigenza durante il gioco. E dobbiamo stare connessi, dobbiamo rimanere tune per qualsiasi altra informazione. Wipeout Games, tipo, Aledan, che complimenti per te che conosci la serie di Wipeout. Ora hanno fatto pure la nuova collection. Ed è un gioco che fa letteralmente cacà. Non è vero. Dai, i primi titoli, porca. Lo sapevo che lo facevano. Eccolo qua. Lo dicevi I'm prima, no? Sono il direttore di Ubisoft Annecy. It's a pleasure for me to be back on stage after our announcement at E3 last year. And we have had since then a full year of support and continued. Ma quella è FARD o è stata esposta a radiazioni? We have been working with athletes and we have always been impressed by their passion and dedication. Se poi la facciamo seria, è meglio così, dai. Beh, ho chiesta signora che hanno dalla chat. Perfect landing. We learned how others make more than 6 million turns to practice with the quest'anno avremo la nostra co-car personale. They travel to the world to train with the best, Rebecca Kuta. And to challenge themselves with the most experience and studio director. It's truly a level of passion. La partnership con Pornhub quest'anno ci ha fruttato molti molti dollari. Abbiamo anche la Brazzer che si è messa in fila per i prossimi digiti. Però si è messa in fila e averla dietro non ci fidiamo, quindi. Oh, nel caso in cui doveste venire, portatevi un barattolino di vasellina, non si sa mai. This December with our first steep expansion. This is the journey you will take. Enjoy. Vabbè, dai, steep 2. Ok. No, questa non è la MILF, è la GILF. Il game footage. È sicuro che è la donna quella, dai. Comunque il simbolo della Ubisoft, molto minimale, 2.0. Bello, così per conto. Tipo quello della nuova della Juve, si sta puntando al minimalismo nel mondo, dai. E dov'è l'Italia? Come Giamaica quarto sugli sport? Dove? Oh, c'era i campionati di Bob a 4 nel 96. 25. Ah, è vero. Quel video orribile in cui... Ma qua, ma che? È il film! Era ambientato sulla storia sì. Della Walt Disney, ti ricordi? Che loro non avevano, avevano i soldi per pagarsi gli allenamenti, sì sì! Bellissimo il film, è stato uno dei, dei film più belli che abbiamo visto nella mia vita. Ma il primo step non si basava su sono figo, so bello, so fotomodello. Questo è più professionale.
primo video che si sono... Ah no, questo è per il... Ah, è Steep per le Olimpiadi, ok, ok, va bene. Espansione. Beh, per i fan è una chiccona proprio, cavolo, wow. Era una cosa che mancava, perché in fin dei conti era un gioco di sport estremo, non c'era qualcosa di olimpiolico. Che cos'è questo? Mi fa mettere proprio... Come FIFA per i mondiali. Questo è foto igienico, Oledan, grande. Questo... No, 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 sì! Far Cry. È Far Cry. C'è un Gesù steso in un campo di grano, quindi ci sì. Ci sta, ci sta. E dove deve sta? Ecco, mi è venuta una brutta associazione di idee tra Gesù e le pannocchie, quindi no. Però comunque è perché bellissimo il concetto. La Matteo? Matteo, non ti si vede la videocamera? Matteo è crashato. Matteo è crashato, non ritorna più. Ma aspettiamo il Matt. Oddio. Ma uno, questo è uno dei... È uno dei cattivi? Il... No, no, la canzone è uno degli americani, no? Sì, sì, quello sarà il capo cattivo, però... O sei te? No, un cattivo con gli occhiali, cioè... No, infatti non sarai mai... Te sarai la merce di quei pazzi maniaci. Era ora, Oledan, sì, sì, era ora. Far Cry è sempre... Non ci ha mai deluso. Cioè, magari l'ha tristato, ma deluso... Miss Crystal c'ha le magiche con i cani. I'd like to introduce you to Hope County, Montana. Vast, beautiful, rugged. A place where okay. People don't even lock their front door anymore. Il Montana, vasto, bello, selvaggio. To be. Today, Hope County's been overrun by a fanatical cult. You find yourself trapped deep in cult territory. Ci credi che io dovrò vai da quando uscite i primi trailer? They close the roads. There's no cell phone signal, no 911. People are fucking scared. Sì, ci credo perché non l'ho fatto neanche io. Però ho visto le immagini. No, 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 io è vero quello. Vale. Ma niente, niente ho visto. And just up ahead, the small town of Falls End has been completely overrun. If you're gonna survive, you and your guns for hire are gonna need to save it. Che bello. Tu e la tua pistola devi sopravvivere a questo ambiente. Sarà una corsa nell'inferno, cioè, wow. Peccatore, è scritto sul cartello. Scusate però se mangio ananas, però ho letto che fa dimagrire. Questo è il gameplay. Questo è il gameplay. Però, aspetta, perché il gameplay tutte le volte un Far Cry abbia totalmente. Dalle 3 a quello che è il vero gameplay. Lo so. Perciò ragazzi, stai tranquilli, tanto non sarà mai così. Ci si avvicinerà. A livello grafico però non è... Lo va aspettando tutto questa potenza. Far Cry, Far Cry, Far Cry. Sì, è vecchia sta cosa, tutti lo sanno il fatto dell'ananas. Ora, io non lo sapevo. E visto che non faccio palestra da 2 mesi e devo se sta in forma. È vero, lui sta fermo però mangia l'ananas, perciò deve compensare. Oh, devo restare al peso fisso e si deve vedere bene tutto fisicato, perché sennò non c'ha senso la mia vita. Io devo conquistare Gnappolo entro la fine del mese. Vieni qua e poi lo vediamo. Devi venire qui. Togli un attimo la telecamera, dai, che ti bacio di nascosto. Fuck the... Non si legge, fammelo leggere però. Fuck the cosa. Az male, molto male. Tu dici che la grafica non è un po'... Ora lo aspettiamo. Chris Armstrong. La grafica dici è pompata. Wow. Sei sicuro? C'è anche il cane. Boomer. Boomer. Ma dai. Il cane che ti... Tocco, qua. 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 No. Morte dall'alto si chiama. Allora, in conversione cooperativa c'è sempre stato. Come... Paccata come la merda, però... Eh.
Mi ricordo c'è un trofeo da prendere nel 4 in cooperativa, dovevi saltare da una macchina che quei bug era impossibile. Poi la macchina, tipo, ti prendevi la macchina, vedevi la macchina, quell'altro lo vedeva e vedevi te che esatto. Stai sospeso per aria. No, l'hai visto quello che ha investito il tipo col mio di Trebbi? Igna, l'hai visto che gli schizza il sangue in faccia quando gli passa sopra col mio di Trebbi? Che proprio il VR che tiene da fare così. No, non ho visto, cazzo, ma sono persa. Vabbè, quella la rivedrò. Il silenzio. Far Cry 5, tanto lo giochiamo per forza, Igna. Per forza. Vabbè. La luce! Avete dimenticato la luce! Dovete pagare la bolletta! Lo dicevo io che lei non se ne accorgeva! No, no, fai l'aggancio per l'aggancio, vedi tu! Sì, ti... Ma col fatto che fanno il remake di Blade Runner gli ha preso a male, eh? Hey, the fuck? I ain't got no master, but I do have your little toy. Cos'è sta roba? Show me the idol. Show me the redeemer. Here you go, mate. Oh. Hey, G. Yo, hand it over. I got a hot date. Don't do late. Monkey's got a date. Ma guarda che pop c'ha quella. Ma cosa c'entra? È uno dei giochi più belli di sempre. Ma perché fa queste cose? What? What? That's Swiss fucking chocolate, pig. Buon appetito. No, cos'è sto nome? Animali parlanti rispondono. Oh, le danni, non so se cosa stai avendo nel tuo cuore in questo momento, ma io sono innamorato. In this fucking city. After that fucking bastard! Igna. Sto riparendo. Scusa Igna, scusa Igna. Bang bang motherfucker. Igna. Igna. Zitto, guarda, si guarda. La figlia che parla e. Ragazzi, non so proprio cosa dire. Che è successo? Perché stai chiamando gente? Che cosa stai chiamando? Perché? No, ragazzi, scusate. Mi sta chiamando il telefono. Pronto? Ignazio. Eh? Ignazio è una figata. Ma l'hai visto bene? Sì, sto guardando. È figo, è fighissimo. È figo il video, ma sono molto molto curioso. Ma dici che è bello? Secondo me quella lì la c'è. Aspetta, lo sapevo. Ma la scimmia. Ma i tatuaggi del maiale li hai visti? Sì, what we've got. Aspetta. Moksha. Just as Yama described it. Lore. Egna, dimmi. Sono qui. Sto con te, dimmi. Egna. Basta, rotto il cazzo. Ok. Egna è uno dei giochi uno dei trailer più belli che io abbia visto in tutta la. Beyond Good and Evil 2. E io non me ne sono accorto. Ho fatto non qual era il primo? Domandona. È che non c'entrava nulla il primo. No zio. Cioè, voi della chat, voi che state seguendo la live, avete mai giocato al primo?
Ma sì, era, però era per PlayStation 1, Xbox, mo te lo vado a dire. Come cazzo ho fatto il maiale? Come ho fatto a non accorgermi? Il primo era per PlayStation 3. Ecco, no, no, PlayStation 2, Xbox. No, ma sono sicuro che era per il 2. Beyond Good and Evil era... c'era il maiale, era uno dei protagonisti. Oledal le dice che era per PlayStation 3. Sì, però non è collegato. No, so sicuro. Ok. No, no, perché era per 2 Oledan, però sono sicuro. Perché è stata la prima console che mi sono modificato e l'avevo comprato falso per fare le copie dei CD. Ma guarda che stronzo, guardalo, guardate il pirataggio online, guarda, ha confessato. No, vabbè, cioè, avevo 12 anni, stavo là con i cavetti, le ore e i giorni. In realtà era il compagno di mia madre che mi ha aiutato, però zitto. Ah, rimasto per il PlayStation 3, sì, ovvio. Ora ricrascia Matteo. Certo, ragazzi, sono, io avevo 10 anni, vuol dire che so più di 12 anni. Wow. So welcome to System 3. Our story takes place before the birth of Jade in a multi-ethnic, multicultural human society in a distant solar system. È un prequel. In un sistema solare lontano, lontano. In order to compete for power and cosmic resources. Probabilmente cominceranno a fare una saga reboot prima di buttargli il titolo dopo. We fight in the name of freedom. Te lo ributta. Gliel'ho buttato. Gliel'ho ributtato. Te l'ho ributtato. Quante grande. Matti, ma sei crashato internet? Sì, mi è morto proprio. Cioè, collasso totale. Zitto, zitto, che poco fa ce la siamo vista brutta. Si è oscurato il nostro canale OBS per 4 secondi. E perché? Beh, bella, non lo so. Il computer di Ignazio è uno dei più potenti che... non ne conosco molto, ma il computer di Ignazio è uno dei più potenti che... wow. No, to participate in the making of this great adventure. Join our Space Monkey program. Perché lui lo sa che cos'è. Space Monkey Program. Anch'io voglio le magliette dello Space Monkey Program. A world that will challenge us and bring us together for thousand adventure, thrills and fun. Ok, quindi ti puoi iscrivere per provare il gioco in anteprima e tutto quanto. Thank you. Ah, quindi un open beta, diciamo. Stasera in tre non c'è il ragazzo che stava scoppiando il PC ieri? A quanto pare Giuseppe. Giuseppe c'ha un po' di problemi tecnici, sì. C'ho una voglia di dargli un coppino a questo, madonna. Cioè, stanno chiamando tutti i programmatori di questo gioco. So thank you very much. Thank you. Thank you. Congratulations. È una delle cose più belle che si possono fare alla presentazione di un videogioco. Le persone che ci avranno dietro. Che poi la prima sono tutti i ragazzi. Guarda che bello pirasta! Sì. Everyone here in the room and those who are watching us from home. Thank you for listening today. Okay. And thank you for... È finito, raga. Se volete possiamo rimanere per il gameplay. Thank you for your incredible imagination and enthusiasm. Io la faccio, anch'io me la farei volentieri la mezz'ora di gameplay. Anche se siamo stanchi distrutti, sfiga. Scusa, dove è che è iniziata la live? Sai che non te lo ricordo. Alle 10, un'ora e un quarto, con la mezz'ora fanno tre quarti d'ora, si sono presi, quasi due ore. Perché stavo guardando lì, era il streaming che era avviato da due ore, ma il streaming era avviato da due ore perché c'era il pre-conference. Sì. Ragazzi, che ne pensate? Quella ha detto uno che inizia il dopo conferenza dicendo merda. Cosa ne pensate? Allora, se vogliamo parlare tra le tre conferenze che abbiamo assistito adesso, quella che supera tutti è quella di ieri di base. Questa la metterei come super. Però è quella che ci ha avuto anche dal punto di vista male. Dal punto di vista dei titoli usciti, della tipologia di presentazione, dopo come è stata presentata bene.
Assassin's Creed Origins. I'm Chris Waters, joined by Hanny Duong, qua Carl Ola, and Ash Isabel from the Assassin's Creed Origins team. And let's get right into it, fellas. Here, without further ado, we've got 30 minutes of exploring the open world. Quindi, però, se pensi alla percentuale di sali e scendi di emozioni, questa è quella che ci ha tenuto in alto a dei picchi altissimi per più tempo. Cioè, noi ieri a Microsoft abbiamo fatto su e giù, ma tanto, arrivando a delle bassezze come Minecraft. Quindi, qua ci avranno deluso forse un gioco su 6. È diverso il contesto, perché comunque alla fine Microsoft di per sé non produce i giochi. Ha fatto dei giochi di altri. La Ubisoft invece sì. Quindi il contesto mi sembra un po' diverso, per questo volevo sapere perché secondo te era meglio, perché invece se di produzione, ma quindi da un punto di vista spettacolare, diciamo, di spettacolo. Poi ci stanno Justin Dance, secondo me comunque. Dai, secondo me il fatto che ci sia stata la parte circa Nintendo è stata tanta roba stasera. Quello è stato un colpo. Questo era proprio un colpo, sì. Guarda che zaffiglia. Cioè, si è presentato il creatore di Super Mario, no? No, automaticamente Tonino del Val. Tonino del Val. Abbiamo Francesco Carduzzi, il mio vicino di casa. Later on there's going to be more streams with quests. Ragazzi, è stato fantastico. Ma il gioco dei pirati, te lo puoi guardare un attimo ora il trailer, guardati il trailer online e dici. Dimmi più o meno che minuto l'hanno fatto, così vedi dire nella diretta. Ah, c'hai ragione. Allora te lo dico. Queste sono le date per gli orari per domani, giusto? Quelle che avessi. Sì, l'ho messo là. Allora, Right now Bayek is level 20 and he's facing off against enemies that are at an equivalent challenge. And so this would be considered 40 minuti fa. You know, challenge fight in this part of the world. And we'll see that as guardatelo e dici perché non so se salti dalla sedia o vai a svegliare quello di sotto per abbracciarlo, però fai qualcosa. Beh, potato vedrai me che salta. Soprattutto quando c'è il draft. Tougher not only in stats, but they're also tougher in behavior. So the higher level they have more capacities, more abilities, stronger weapons. So you might want to think twice before taking them or get some better gear. Porca puttana, mi sa che c'è ragione. Tra un'ora. What are you doing there, Carl? Aspetta, ve lo dico subito. È mezzanotte del 13 è ora. Madonna, vado a controllare una volta. No, non ci credo, no, Igna, devi andare a dormire, non puoi. No, mezzanotte dura un'ora e mezzo, giusto? Madonna, regà, è tra poco davvero. È tra un tre quarti d'ora. Oh, okay. E God of War 2, Last of Us 2. Cioè, God of War 2 no, God of War 4 praticamente. Igna, tu devi dormire. Quanto dura? Vai a vedere quanto dura. You know, they hunt, they sleep, they find shade. So in this case, this line has been captured. Se dura 3 ore, non so se c'è. A cage? Posso provare a uscire adesso da questa e mettere. Però mi muore il PC, Igna. Okay, so these guys are, they sense something, they've seen a lion getting released, they've seen... Kind of hard to miss that one. Yeah, a fire. There you go, Carl. Something's going well done. Seen well done. All right. Nice job, Carl. Cioè, il PC lo ti popola. Allora, ecco data. La data è mezzanotte, quindi sì. In Assassin's Creed Origins, it's gear. Goodbye, lion. Well, he was so kind to you. No, non si fa così. No, ho sbagliato. Non è a mezzanotte. Meno male. È alle 3 di notte. Ma va a cagare, dai. No, non si fa così. Dopo una petizione, dai. Percogliamo le firme. Spiega, che volevo fa? E tu non puoi proprio, cioè a mezzanotte si proprio era chiederti tanto, ma Ignazio lavora domani. Minchia lol, lo so Ledan. Or just devastating overpowering attacks. And you can build adrenaline through the combat system.
Igna si alza quando inizia la conferenza. Cioè, è più facile se la via va a dormire e la chiude quando si alza. Te pratti, chi ci sarà? Intanto mi sto seguendo sempre. Ma io ci sto, raga, ma io non ho la possibilità materiale di farlo, nel senso il PC mio è un portatile. E l'host, possiamo provarlo, vuol dire che ci salutiamo adesso, però, raga. Ci perdiamo il gameplay, vi va bene a voi? No, 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 no. Vai, allora cominciamo. Provo con la live di Ubisoft intanto a fare il settaggio. Ci continuiamo a guardare il gameplay, li facciamo vedere ancora i streaming che vediamo fino a quando... It's more of a graph. What that means is there are flavors, so on the one side what you see here is the Master Seer. This is more the sono tre giorni che andiamo avanti a Red Bull. Manipulating the environment, agenti mutageni delle cotolette di pollo al fatto del microonde. Ci avrei ancora, diciamo, da facere poco fa da due The hunter aspect, which is more the stealthy approach of being an assassin or being a ranger. And the idea is il trailer di Beyond Good and Evil 2 however they want, that's why it's a graph, because they can actually volevo un film su Topolis, deve essere così. Che mi sono perso. Al posto di mia madre in casa ci starebbe un sacco bene. Archetype that you wish to play. You just got to chase down a fluorescent outfit and you're good to go. So what kind of player would you be, Ash? What's your personal favorite? Ma non nel caldo, ma fa caldo pure da voi. Guarda, anche cos'è il tocco tra te e Teo, buttiamoli giù. Matteo pure mi sa, tu domani lavori, vero Teo? No, ma appena letto non preciso. C'è il crollo sistematico. Il sistema necessita di backup. Ti appare la schermata. Sì, bravo, la Blue Dog questo. Ah, fate il tucco per lui, Guarda, stiamo provando adesso, ho avviato adesso XSplit, il programma di Broadcaster, e vediamo se regge sul portatile. Perché l'alternativa sarebbe fare una live sulla PlayStation mia, ma ci mettiamo un po'. Ci sta il programma di Broadcasting, apro YouTube e la vediamo da là. You can actually start crafting again the way you fight, the way you stealth. We can see the crafting. Però c'è la migliore in pigiama, eh. Ci mettiamo veramente con con le ciabatte. Vabbè, ciabatte e canottiere. Dai, Giuseppe ci ha insegnato. Che bello che okay. C'è. Allora, RTP, devo aprire come Igna Werle Web, vero? Che bello, quando esce dall'acqua, fa tutto un gesto di scrollarsi l'acqua. So zuppo! All'effetto dell'acqua, allora. Però sbaglio, c'è un motoscafo, cazzo. Che cos'è? Ma il cracker quando esce qua? Che poi in Assassin's Creed 3 non ci stava il crack. Well, this lake is really big. Yeah, can we just get a sort of look at how big this is? So this is one of the things. Wow. Yeah. The draw distance are absolutely stunning. Yeah, this is. Abbiamo detto che è esclusiva Xbox. No, non sarà mai esclusiva Xbox. Spero per loro. No, no, no. Ci avrà la cosa anticipata. Igna, se metto il video su XSplit, appare schermata nera e caricamento. OBS dice che mi legge la scherma. Ma OBS a me fa proprio lo schermo nero sempre, Igna. Andiamo su OBS e proviamo OBS. Voglio un PC fisso. And there's always opportunities for the player here. All right, out for a little swim and you mentioned underwater. Comunque ragazzi, se va male faccio un hangout e lo metto su Twitch. Let's take a little dive. Giusto. You know, I see something dangerous.
off in the horizon there. Oh, yes. Oh, yes. Oh, what is that? It's a hippo. Oh, man, do we have other creatures? He looks pretty friendly. Let's get closer. See what happens. Voglio uno squalo, voglio un coccodrillo. Carl has a great track record with animals, so nothing could go wrong. Questa volta che so se si scrive poi nuotare liberamente. Strano, è il primo dopo 20 anni. The reason there's loot here, the question might be why is there loot here? Cioè, why went there? Is actually this island, it's where the Ptolemies, so the guard force. Era pure un po' imbarazzante quella cosa. Gli altri potevi nuotare solo però d'acqua. To actually sì, refill on some of their stocks. Ma anche Black Flag. And so here we can see there's actually a guard on the other quella, side. Quella sì, vabbè, era più un mini livello che effettivamente una figura. Not a hippo. No, he's a good guy. I think we should say hi. Nice dude. He's a nice dude. Ma chi è sta cantante sfigata che si messa a cantare? Chi sta cantando? Ah, è il Just Dance, stai guardando. Gnappo l'ha avuto un'istigazione alla Blue Whale incredibile in quel momento. Exactly. So we have a ton of types of weapons. Stasera siamo proprio politically scorretti. Four types of bows. Sì, oggi siamo veramente cattivi. And this is just the types. Then within them there's levels, attributes. Oddio, ce la posso fare. Posso streamare su OBS, mi sa. And of course it's a completely seamless system. Sei pure un cristone alto 2 metri, oh. Dai, comunque la freccia, la freccia telecomandata mi sa tanto di Guardiani della Galassia. Dai, ci sono gli ippopotami, li puoi picchiare, è bellissimo, è bellissimo. No hippos were harmed in the making. Cioè, guarda. No actual hippos were harmed in the making of Assassin's Creed. This one's being harmed. Potevano farlo più lento. There we go. All right, so when you loot a hippo, Igna, posso streamare l'OBS. Quindi ragazzi, alle 3 di notte questa notte ci stiamo. Il problema adesso è fare il layout, ci pensiamo dopo. Sì, sicuro. So animals, so the fauna of Egypt. Wow. Okay. Just throw that guy off his boat? Yeah. Poor guy. So this is. Sorry, buddy. There's a hippo just over there. Careful, huh? You can use the corpse as a float. You'll be fine. Carl style. This is Carl style. Mamma mia, sarà veramente pesante. Però wow. Egypt, it's very well known for its fauna. It's wildlife. Sì. We need it la live di properly here. Ragazzi, sto and then we have to ragazzi, ora tutte e tre le ore ci insieme. Some of your gear. So that's oh. You're just a shit starter, aren't you, Carl? This military, it's all right. These are military dudes. Oh, put he's on fire now. Ma no, quello riguarda quello ricordato un sacchissimo, beh. I like it. Hanno usato pure lo stesso sistema di cavalli, delle carrozze dei cavalli di Syndicate. Questa è la cosa brutta, qual è? È che giusto questo. È il classico. In tutto questo Assassin's Creed torna alla storia e sono 3 giorni che non sappiamo ancora nulla della storia, neanche un po'. Sappiamo solo che tu sei l'ultimo che hanno chiamato lo sceriffo egiziano. Fanno la storia su hai creato un brand con una super trama tutta complicata, sembra un film di Shyamalan, e poi ti perdi così. Non è successo niente negli ultimi 3 capitoli. Siamo giovani, siamo hacker, vogliamo scoprire la storia dei Templari, dai all'attacco e basta. For now, he's watching me carefully. So courteous. Like, so hey, courteous. In case you need a getaway vehicle, I'm here, bro. Exactly, exactly. Ma domani ci sarà qualche diretta gameplay? Domani è l'ultimo. Nintendo. E poi è finito. E poi inizieremo Inizia Ligna e fa le fa Tekken, mi sa. Ora che l'ha finito, faccia la recensione di Antonio. Ah, comincia con Tekken. Ma te li vuoi cominciare a fare gli stream? Vuoi cominciare a fare gli stream? Ma vediamo, ci mettiamo d'accordo. Una serie su Assassin's Creed.
Oh, Sasso, Sasso, su Twitch sarebbe carina, dall'inizio alla fine. Ma infatti così dovremmo fare. Cioè, nel senso, iniziamo con qualcosa e poi ovviamente lo portiamo a termine. Sessioni da un paio d'ore a serata e in una settimana la finita. Siamo il Netflix dei videogiochi a quel punto. Vabbè, vabbè, siamo più la rete 4 dei videogiochi, però va bene. Guarda che l'arma così lunga è... A gameplay è wow. Sì. Oh, sono solo 6 mesi che mi alleno. Come ho fatto a morire? Comunque io, se voi ci state, io faccio quello di staccare anche, perché questo è il solo video di ragazzi di Assassin's Creed. Olidan, allora, che ci sarà stanotte, ci siamo Matte, non credo, Ignan sicuro no, e mi trovi a me. E forse Giuseppe non dorme mai. Non ha un microfono, ma non dorme mai. Giuseppe stamattina alle 6 di mattina stava scrivendo gli articoli della Bethesda in live appena uscivano. Quindi ragazzi, ci vediamo tra 4 ore, porca vacca. Però ci divertiremo un sacco, la Sony sarà la Sony. Bella, bella per tutti, buona serata, vi prego non ci lasciate soli dopo, venite, venite a tenerci i cuscini. Ciao, ciao ragazzi, alla prossima. Alla prossima. Buona. Ciao a tutti, grazie.